Ah, e buon anno! Buon anno di cuore da Quartiere 4. Grazie di essere intervenuti così numerosi anche quest'anno. Quest'anno ormai il 2017. Siamo con il nostro tradizionale gran concerto di Capodanno e nel nostro tradizionale luogo di svolgimento, e quindi ringrazio subito l'Hotel Hilton per l'accoglienza e vado a dirvi poche parole per poi passare alla musica. Noi siamo felici e orgogliosi di poter anche il primo dell'anno fare un'iniziativa culturale aperta a tutti, come siamo abituati a fare durante tutto l'anno. Come quartiere, sapete, cerchiamo di sviluppare il più possibile attività di animazione territoriale basandosi soprattutto su momenti culturali, e la musica è sempre il linguaggio più importante che cerchiamo di usare, perché la musica è il linguaggio del dialogo, è il linguaggio universale e quindi è un linguaggio che parla spesso di quello di cui c'è tanto bisogno oggi nel nostro mondo, che è la pace. E quindi anzitutto è un augurio di pace quello che facciamo noi oggi dal concerto di Capodanno, anche perché i fatti, anche purtroppo delle ultime ore, continuano a portarci in situazioni drammatiche che dobbiamo superare anche qui da noi, perché anche nel nostro piccolo, anche ciascuno di noi può fare qualcosa per migliorare il clima che c'è nel mondo, perché comunque con il dialogo, con la voglia di costruire qualcosa di buono per la nostra società, battendo la paura del diverso, conoscendoci, scambiandoci le proprie opinioni, confrontandosi, è così che riusciamo a battere questa tremenda deriva che c'è nel mondo. E anche noi possiamo fare qualcosa. Oggi lo facciamo qui con gioia, grazie alla musica della Filarmonica Rossini, e quindi grazie a tutti questi bravissimi musicisti che ci offriranno con un programma tra l'altro originale, di cui vi parleranno fra pochissimo, una serata sicuramente bella e coinvolgente. Quindi io ringrazio la Commissione Cultura del Quartiere 4, quindi il suo Presidente Cosimo Basetti e tutti i consiglieri di quartiere che hanno sviluppato in collaborazione con il Fondo Essere, che è quell'associazione di associazioni che ormai conoscete, penso molti di voi, che aiuta molte persone indigenti o con problematiche socio-economiche del nostro territorio, non solo su Scandicci, sulla nostra città, con dei prestiti di solidarietà e il microcredito, che collabora con noi nella programmazione culturale di dicembre-gennaio, delle festività. E noi oggi quindi siamo ad una serata d'ingresso libero, dove però la generosità di ciascuno di voi è importante, e quindi io faccio un appello a tutti voi, perché dobbiamo battere il record. Dobbiamo battere il record dell'anno scorso, quindi vi prego di fare la vostra offerta. Prego ciascuno di voi di fare l'offerta più generosa che può, ognuno per quello che può, come si dice, no? Ognuno secondo le sue possibilità e capacità faccia la sua offerta, perché è un aiuto importante che va alle famiglie del nostro territorio tramite i prestiti di solidarietà del Fondo Essere. Adesso, se qualcuno lo sa, poi passo la parola a Maurizio Dolfi, che vi racconta molto molto brevemente cos'è il Fondo Essere. Quindi, dicevo, la Commissione Cultura e consiglieri di quartiere, alcuni sono qui con noi, quindi saluto la vicepresidente del quartiere Ilaria Tesi, la presidente della Commissione Servizi Sociali Corinna Pugi, i consiglieri Nicolina Cavallaro, Filippo Picone, Franco Traballesi, e quindi io insieme a loro rinnovo i miei migliori auguri di buon anno alle nostre comunità, perché noi siamo davvero un bel quartiere, perché siamo comunità,
siamo tante belle persone che sono abituate ancora oggi nel 2017 con un mondo sicuramente cambiato, comunque sono ancora abituate a stare insieme, ad aiutarsi, a praticare il confronto, a praticare la solidarietà, a praticare i nostri valori. E quindi io vi ringrazio per questo. Devo ringraziare anche, voglio ringraziare anche l'associazione Yoga Onlus Over the Sky, Maurizio Martini, che ci accompagna sempre nelle nostre iniziative e dà la possibilità poi di rivederle, perché con i suoi filmati che poi rimette in rete tutti possono rivedere online le nostre iniziative. E mi fa segno un atto, ma io non sono bravo a capire. Ah, ringrazio comunque a questo proposito anche i membri, i dipendenti dell'ufficio cultura che organizzano sempre ottimamente le nostre iniziative, e ringrazio naturalmente, perché voi sapete, ma se non lo sapete ve lo ridico, anche se è scritto nei nostri materiali, che tutte queste iniziative di dicembre, inizio gennaio sono sostenute da Esselunga. E oggi abbiamo qui con noi il dottor De Lausiere, che quindi ringrazio, perché Esselunga è non ha bisogno di presentazioni, però sappiate che ci aiutano. Quindi a questo punto io darei la parola a Maurizio, ringraziando ancora i volontari del Fondo Essere che sono qui con noi stasera, anche per la raccolta, per cui dopo all'intervallo passeranno per riprendere le buste e alla fine potremo dire se abbiamo battuto il record, se quanto siamo stati generosi, ma in ogni caso sarà una generosità sicuramente bellissima. Maurizio. Grazie.